Non dimenticate il pollice in su se amate le mie ricette naturali. Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente vi faccio vedere una versione aggiornata dell'Ambra. È il rimedio naturale più efficace per lucidare i capelli, rinforzarli, renderli morbidi, voluminosi. È veramente un toccasana per i capelli, io adoro veramente l'impacco con la polvere di Amla, e vi ho fatto in pratica solo un video proprio con l'impacco di Amla, che risale al 1800, cioè io ero proprio la piccolina, capita piccolina, tipo 6 anni fa. Quindi ho detto no, è arrivato il momento di fare una versione aggiornata, anche perché poi ho scoperto nel tempo varie cosine un po' per migliorare appunto questo impacco. Fare l'impacco di Amla è molto semplice, basta avere acqua e Amla e mescolare, però io vi farò vedere appunto come due piccoli trucchetti, due aggiunte che ci metto appunto per avere un impacco più piacevole e più efficace sui capelli, appunto perché col tempo insomma ho imparato nuove cose, si cambia, si migliora. Quindi la prepariamo subito assieme. Vi volevo soltanto dire che l'Amla la trovate in qualsiasi erboristeria oppure sui siti online, insomma è una polvere che appunto contiene molta vitamina C, è ottima per i capelli, un antiossidante naturale, viene utilizzato anche per la pelle. Infatti vi ho fatto anche dei video come maschera per capelli, un tonico con l'Ambra, vi lascio casomai tutte le ricette nel box informazione e iniziamo subito. Eccoci qua ragazzi, allora ho preparato già la mia polvere di Ambra che ho messo in questo contenitore di plastica. Adesso vi faccio vedere passo passo come prepararla, perché deve stare un po' in posa prima di applicarla sui capelli. Ecco qua ragazze, la polvere di Amla, questa qua è 100 grammi. Io ho capelli molto folti e molto lunghi, quindi preferisco usarne abbastanza, se no altrimenti potete dimezzare le quantità se le avete medio corti. Aggiungo l'acqua calda che ho appunto riscaldato, questa qua è calda, l'aggiungo mano a mano e mescolo affinché venga una pappetta bella omogenea, tipo cioccolatosa. Ho sperimentato più volte che aggiungendo l'acqua calda appunto alla polvere di Amla, l'Amla si attiva, è come se si attivasse, infatti fa anche delle bollicine ed infatti il risultato finale è molto molto più efficace. Vado a schiacciare contro le pareti così appunto per schiacciare tutti i granuli di agglomerati di polvere. Ecco qua, adesso che è diventata tutta uniforme, vedete, è proprio tipo una cioccolata, molto molto uniforme. Non so perché mi viene sempre in mente la cioccolata, ma va bene. Però per renderla un pochino più facilmente applicabile, perché a volte era troppo dura, quindi questa è una cosa che ho imparato col tempo, mi piace aggiungerci un po' di gel d'aloe vera, che anch'esso è molto utile appunto per lucidare e rinforzare i capelli. Qualsiasi gel d'aloe vera va bene purché abbia soltanto gel d'aloe vera, quindi deve essere puro. E 2 cucchiai di gel d'aloe vera, che appunto il gel d'aloe vera tende a far avere questa pappetta la consistenza un po' più scivolosa, più gelatinosa, quindi più facilmente applicabile e si è proprio molto molto più piacevole sui capelli. L'ultimo tocchetto magico che vi faccio aggiungere è un olio essenziale. Questo ve lo consiglio come passaggio perché è una polvere che ha un odore un po' forte, quindi io preferisco aggiungerci qualche goccina di olio essenziale che oltretutto mi va anche a lucidare i capelli e me li profuma, quindi dato che lo devo tenere un po' in posa anche in testa, non voglio sentire questa puzza, che c'è chi piace. Io insomma preferisco un limone, un arancio, un mandarino. Sarà consigliato quello di limone, che è ottimo per i capelli, ma anche quello di arancio dolce va benissimo, ylang ylang, uno a vostro piacere, vanno tutti bene. Quelli di agrumi coprono molto l'odore dell'Amla, ne bastano 10 gocce. Tada! Per magia tutta la puzza è stata coperta. Evviva! Quindi ragazze, la lasciamo riposare appunto, perché come vi ho detto ho scoperto questa cosa che se la si fa riposare è meglio, quindi la faccio riposare una mezz'oretta, ma se andate di fretta anche solo 20 minuti bastano. Poi
circa una mezz'oretta, adesso sono pronta per applicare la mia ambra, che è diventata un pochino più densa. È meglio se la fate sui capelli che non sono molto sporchi. Questo perché si può fare semplicemente come impacco e shampoo messo assieme, cioè senza utilizzare lo shampoo dopo. Però se non vi lavate i capelli da una settimana, comunque è più facile che possano rimanere sporchi. Quindi fatela ad esempio quando avete lavato i capelli da 1 o 2 giorni, così potete fare appunto l'amla senza lavarvi i capelli. Quindi vado a bagnarli. Ok ragazzi, bagnati i capelli, utilizzo dei guanti, così non mi vado, perché a volte l'amla può macchiare le unghie e poi sembra che avete le unghie sporche, quindi è brutto. Quindi adesso vado man mano ad aggiungere l'amla sui miei capelli. La prendo direttamente con le mani, visto che ho i guanti, e la vado a mettere dappertutto. Massaggio sul cuoio capelluto come se fosse uno shampoo, proprio per stimolare il nutrimento, il microcircolo, e quindi appunto avere, perché l'amla ha un effetto anticaduta, quindi massaggiate bene. Oltre che essere lucidante, combatte i capelli grigi, migliora tantissimo il colore. I vostri capelli sono dopo più lucidi, colorati, quindi se avete qualche capellino bianco, e appunto combatte la caduta dei capelli, l'incanutimento per il croce. E poi la applico su tutte le lunghezze e le punte, proprio come se fosse un sacco. Fatta parecchia, quindi sono pieni di amla. Faccio una specie di tuppo. Guardate come sono carina. Sono troppo carina. A buffettino o un po' di pellicola e in posa 30 minuti bastano, se avete un po' di tempo in più anche un'ora. Eccomi ragazze, quindi dopo aver lasciato in posa l'impacco li ho lavati semplicemente con acqua corrente, massaggiando a lungo. Io vi consiglio due cose: prima di tutto di fare attenzione con l'amla, perché potete sporcare docce eccetera, quindi cercate di non schizzare un po' dappertutto, perché sennò dopo dovete pulire un macello. Lasciate i guanti anche dopo, quando vi sciacquate, perché l'amla comunque può macchiare le unghie eccetera, quindi non è il caso. E sciacquate a lungo. Io cerco di fare l'amla quando non ho i capelli troppo sporchi, di modo che evito di utilizzare lo shampoo, perché proprio si dovrebbe fare proprio così l'amla, cioè l'amla ha un potere anche lavante, quindi non si dovrebbe utilizzare lo shampoo. Quindi cerco di farla tipo dopo 1 o 2 giorni che ho lavato i capelli, quindi non sono tanto sporchi. E poi tipo dopo un paio di giorni li rilavo, perché allora i capelli, vi dico, vengono lucidissimi e anche un po' svolazzanti, cioè a me già di solito sono un po' svolazzanti, però adesso ancora di più, perché l'amla ispessisce i capelli, li rende lucidi, doppi e voluminosi, quindi è molto volumizzante, anche purificante, quindi tende un pochino a seccare i capelli, quindi se li avete grassi è perfetta per voi. Se li avete secchi come i miei, io faccio in questo modo: li sciacquo abbondantemente, proprio tanto per rimuovere tutta l'amla, poi con un asciugamano tampono bene sui capelli, bene, perché resta sempre qualche residuo che asciugo bene, proprio tantissimo così. E poi dopo averli asciugati ci metto qualche goccina di olio, in questo caso ho messo qualche goccina di olio di argan appunto sui capelli ancora inumiditi, così vengono ancora più lucidi e poi si nutrono. Dopo un paio di giorni, quando li devo lavare, sempre dopo che ho fatto l'amla faccio un impacco nutriente, quindi molto ricco, che vi consiglio tantissimo se avete i capelli secchi, perché l'amla tende un po' a seccare i capelli. Se l'avete grassi invece vi trovate da Dio, perché vi asciuga tutto il sebo, è super purificante. Se volete ragazzi, vi faccio anche il video del mio impacco super nutriente, ammorbidente, che faccio appunto 1 o 2 giorni dopo che ho fatto l'amla, quindi adesso lo andrò a fare fra un paio di giorni. Se lo volete fatemelo sapere, fatemelo capire con un bel pollice in su, così vi faccio il video. Io adoro tantissimo l'amla. Ah, un'altra cosa, vi lascio un odore non proprio bellissima, adesso sono un po' coperto con il segreto comunque che vi ho detto dell'olio essenziale di limone, si copre abbastanza l'odore di amla e quindi erboso. Sono lucidissimi i capelli, ecco l'amla che li rende lucidi e dolci.
Infatti in tanti di voi spesso mi chiedete: ma tu li tingi i capelli? Io non li tingo, anzi, questo vi volevo dire. Vabbè, oltre all'amla faccio anche le nè, però l'amla tantissimo ravviva il colore, quindi sembrano tinti i capelli, invece no, è semplicemente un colore ravvivato, molto intenso e luminoso. Comunque l'amla è veramente un toccasana contro la caduta dei capelli, li robustisce i capelli, li mette una tra le più efficaci per rinforzare e lucidare i capelli, quindi ve la straconsiglio ragazze. Per tutte le altre informazioni guardate sul mio blog, dove vi faccio il post correlato, modo d'utilizzo, vari consigli, quante volte lo potete fare. Vi mando un bacio grandissimo e non dimenticate il pollice in su. Se amate le mie ricette naturali, ciao!